Una festa antica a Pedari di Viggianello, le celebrazioni in onore della Madonna si mescolano alla danza del falcetto. Gli eventi dell'estate lucana a Pedari di Viggianello si è svolta la tradizionale festa della Madonna del Carmine che si innesta sull'antichissima danza del falcetto nata per celebrare la conclusione della raccolta del grano. Sentiamo Beatrice Volpe. Il tempo sembra essersi fermato qui a Pedali, la frazione più popolosa di Viggianello. La festa in onore della Madonna del Carmine si intreccia con antiche tradizioni collegate alla mietitura, momento centrale nella vita delle popolazioni contadine. Al momento del raccolto del grano, qualche soldo entrava in tasche di solito vuote. L'estate ancora non stava per sfumare nell'autunno. Era una pausa anche nei lavori di campagna. Le storie tramandate di generazione in generazione si fanno rappresentazione in questa festa che impegna gli abitanti di Pedali e gli emigrati rientrati in agosto. Un rito popolare che stava per scomparire si è salvato grazie alla testimonianza di persone come questo 81enne da mezzo secolo protagonista della danza del falcetto. Ma c'era il tuo anziano come me e tu anziano ancora di... se sei giovane. I giovani, quelli che l'ho detto, mi hanno stato ascoltare, hanno fatto tutto quello che ci voleva. La festa comincia all'inizio del mese, con la preparazione di strutture ornamentali fatte con il grano, a devozione della Beata Vergine del Carmelo, il cirio e le regne. E ancor prima nei campi, dove avviene già la prima fase della danza del falcetto. Una festa che impegna per giorni e giorni gli organizzatori per acquisire le spighe con cui realizzare i cirri e raccogliere i piccoli animali da cortile che saranno venduti all'asta, un dono dei fedeli che ha anche uno scopo propiziatorio. E va in scena la danza del falcetto tra contadini e signori, per una volta parte debole nel rapporto. I mietitori mimano gesti brutali nei confronti del padrone, poi rappresentano il taglio del frumento, come a esorcizzare le negatività della natura e blandire la madre terra, ferita dalle falci che recidono il grano. Il richiamo mitologico è a Demetra e Proserpina, i cicli stagionali che si alternano segnando la vita dell'uomo. Poi tocca la processione, c'è la danza dei cirri e della cinghia. La festa ruota intorno alla simbologia del grano, quindi abbiamo il cirio che rappresenta il covone di grano, e le gregne che rappresentano proprio i cumuli di grano raccolti all'interno del campo. L'effigie della Madonna del Carmine sembra quasi assistere all'omaggio che le viene tributato, culmine di un ciclo produttivo che si fa identità sociale in questo angolo di terra nel massiccio del Pollino, custode di riti millenari altrove scomparsi.